Ci sono voluti 2 anni, ma l'Elimination Chamber è tornata. La particolare struttura torna, anche nel periodo in cui più volte è stata protagonista, la Road to WrestleMania, e con delle modifiche. Se tradizionalmente, infatti, la gabbia aveva la sua tipica forma circolare, quest'anno si presenta con un perimetro quadrato e smussato agli angoli, per favorire le esigenze dell'arena e della mappa dei posti a sedere. L'effetto sarà stato lo stesso? Verifichiamolo andando subito a vedere che cosa è successo. Becky Lynch contro Mickie James è stato l'incontro che ha aperto la serata e probabilmente il migliore tra i ben 3 match femminili presenti all'interno della card e inseriti nel pay-per-view per sopperire alla presenza di ben 6 main eventer all'interno dell'Elimination Chamber. L'incontro è stato presentato come la collisione di 2 diverse generazioni, con la veterana Mickie intenta a dimostrare la presenza di lottatrici capaci anni prima nella Divas Revolution, ma beffata a dispetto della maggiore esperienza. Di difficile interpretazione invece l'handicap match che ha visto Kalisto e Apollo Crews battere Dolph Ziggler. È evidente che ci siano tutte le intenzioni di rendere Ziggler uno dei top heel, ma forse nel team creativo non se la sono sentita di mandare al macello 2 nomi come quelli di Kalisto e Apollo Crews. Di sicuro la cosa avrà degli sviluppi, ma per ora c'è poco da dire su quello che è sembrato più che altro un modo per riempire qualche minuto di show. E non in modo del tutto diverso è stato concepito il Tag Team Turmoil, anche se è stato un buon modo per mettere in evidenza molti tag team a cui mancava una certa visibilità. È il caso di Rhino e Heath Slater, autori di una buona prestazione, e degli Usos, che hanno dimostrato di lavorare bene da heel e che un nuovo regno di campioni in questa veste non saprebbe di già visto. Ma soprattutto degli Ascension, che ultimamente hanno ottenuto delle vittorie importanti e di questo passo potranno tranquillamente essere utilizzati come primi contendenti. In questo momento però il rischio per l'American Alpha è quello di diventare ciò che 10 anni fa erano Paul London e Brian Kendrick, ossia di sconfiggere praticamente chiunque e creare vuoto attorno a sé, facendo perdere interesse a causa della scarsa competitività. Ci aspettavamo poi che la tristissima rivalità tra Nikki Bella e Natalia arrivasse ad una fine, ma così non è stato. Per carità, il match ha anche avuto un buon storytelling, con Natalia nei panni della bulla provocatrice e Nikki, povera vittima, che ha reagito grazie alla propria foga. La cosa è stata dipinta come non un match ma come una questione personale e quindi le due si sono menate anche oltre il conto di 10 dell'arbitro. Peccato che Nikki Bella nei panni della vittima, ingenua, indifesa e vittima di abusi c'entri ben poco, specialmente dopo che per anni ha interpretato il ruolo della bulla capace delle peggio becerate per vincere. Tra l'altro dopo il match Nikki Bella ha involontariamente colpito Maryse durante un'ennesima rissa con Natalia, trampolino di lancio per un probabile tag team match a WrestleMania che vedrà Nikki e John Cena opposti a The Miz e Maryse. Perché, hey, The Miz e Maryse sono i personaggi redivi di Hollywood. Ma sti cazzi, John Cena e Nikki Bella sono davvero famosi. Discreto però Randy Orton contro Luke Harper. Alla luce dei fatti del main event in chiave storyline, il match servirebbe a dare l'idea che Orton e Wyatt si sono liberati quasi definitivamente di Harper. Un match tra Harper e Wyatt adesso sarebbe l'ideale per segnare un distacco dal passato. Breve ma interessante è stato il match tra Alexa Bliss e Naomi. Bando alle critiche, Naomi è una lottatrice più che buona, ora con una gimmick tanto tamarra da essere figa e discretamente over, quindi ben venga questo suo regno di campionessa. Menzione d'onore però anche per Alexa Bliss, autrice di un buon regno e che anche in questo match ha fatto vedere davvero delle belle cose. Promosso a pieni voti anche l'Elimination Chamber match, rapido, intenso e divertente. Le faide interne sono state portate avanti magistralmente, con John Cena intento a portare avanti il suo dualismo con AJ Styles, Bray Wyatt come terzo che gode in mezzo ai due litiganti e Baron Corbin che si inserisce prepotentemente nella corsa per il titolo intercontinentale. Fa poi immensamente piacere vedere Bray Wyatt finalmente consacrato. La sua è una consacrazione arrivata al termine di un lungo percorso che è servito comunque da background del personaggio, a coronamento poi di una storyline, quella con Randy Orton, lunga, coerente e degna di una serie TV, che racconta dei due rivali che capiscono di poter conciliare le loro forze, ma hanno personalità talmente forti da arrivare a scontrarsi anche nel loro momento di maggior idillio. La coerenza delle storyline in realtà è uno dei maggiori punti di forza di SmackDown in questo momento. Elimination Chamber può non essere stato interessante nella sua totalità a causa dello star power non equamente distribuito nelle sue 3 ore, ma dimostra che SmackDown sta riuscendo a valorizzare tutti i suoi personaggi, facendo acquisire credibilità a quelli nuovi o reinventandosi da capo quelli vecchi. C'è da vedere adesso se Raw riuscirà a tenere il passo con Fastlane, pay-per-view di cui parleremo nella prossima puntata. Chiedendovi dunque il vostro parere sullo show, vi diamo appuntamento alla prossima lista.